Ciao, benvenuti al video dei top del mese di marzo 2016. Allora, il primo top che vi mostro è questo della Yves Rocher. Questo è l'idra vegetale, è una crema idratante ma leggera. Infatti dice che è un gel crema idratazione intensa 24 ore, questo qui. Io lo adoro. L'ho provato e vedete sono due campioncini, quindi ne basta poco e lo applico di giorno. E l'ho provato per più o meno una settimana, questi due mi sono bastati. Cosa dire? È fantastico perché lascia la pelle idratata, assorbe subito. Per la mia pelle mista è perfetto anche come base viso, quindi secondo me è ottimo anche in estate, quindi questo super promosso. Andiamo avanti, il prossimo prodotto promosso è questa crema della Santé Family Day Cream alla biogranate e marula o marula, non so come si pronuncia. Allora, premetto che mi è piaciuta e la cercavo anche nel negozio dove mi hanno dato il campione, però ancora non la vendono. Visto che in altri posti la vendono, la cercherò perché mi piace un sacco. È una crema idratante ma leggera, leggerissima, a effetto fresco ed si assorbe molto velocemente. Sempre perfetta come base viso per la mia pelle mista, quindi la uso al mattino. E ha una profumazione fruttata che è davvero per me fantastica. L'inci è fantastico anche lui, quindi credo davvero che siano quei prodotti che cerco di comprare perché mi piace. Se vi è capitato, provatela perché è fantastica. Ho già detto fantastico. Andiamo avanti. Altro prodotto che vi mostro è questo balsamo della Alchemilla. Questo è il balsamo lavanda ed eucalipto. Il campione mi è bastato per due applicazioni, quindi ne basta davvero poco. È un balsamo che intanto ha un buon inci e poi mi è piaciuto perché sa davvero di lavanda, lascia i capelli morbidi, li districa benissimo, non li appesantisce e non li lascia elettrici, quindi cosa fantastica. Fantastico, oggi lo dico così a go-go. Unica cosa il prezzo, perché 2,50 ml viene 11,90 euro più o meno, quindi è un po' caro. Però consideriamo che Ambonici è un buon prodotto, vale davvero. Fate voi due conti, ma io lo promuovo perché a me è piaciuto davvero tanto. Continuiamo ora con un altro promosso, eccolo qui. Questo è l'esfoliante viso all'albicocca. E dice albicocca gommage goloso dell'Yves Rocher. Allora, è un esfoliante viso con tante micro polvere di nocciolo di albicocca. Cosa dire? Mi è piaciuto tanto, ce l'ho proprio finito, il colore è un po' questo. Esfolia molto delicatamente il viso, ma in profondità. Basta poco prodotto. Questo deve essere un 50 ml, ecco, sembra piccolino, ma ne basta davvero poco, si strofina bene, fa un'ottima azione. Sulla pelle mista, una o due volte a settimana è fantastico ed si risciacqua molto facilmente. Quindi fa il suo lavoro, esfoglia bene il viso, non irrita la pelle ed dura tanto ed oltretutto è con nocciolo d'albicocca, quindi comunque sia è un esfoliante completamente naturale. A me è piaciuto tanto e anche questo è uno di quei prodotti che super consiglio. Concludiamo con questo prodotto, che è un altro di quelli che io ho adorato. Questo è l'infuso della Yoji Tea Abbraccio della Sera, Robois e Vaniglia. Dice che contiene, se trovo l'italiano, Robois, fiori di camomilla, scorza di cacao, liquirizia, estratto di vaniglia, cannella, cardamomo, estratto di melissa, noce moscata, petali di rosa, zenzero, chiodi di garofano e pepe nero. E chi più ne ha più ne metta, però a me piace tanto, tantissimo, perché sa di camomilla, quindi è davvero molto rilassante. Durante l'infusione sprigiona il profumo di camomilla e anche un po' dello zenzero, quindi si sente che ha un retrogusto. Cosa dire? A me non piace la classica camomilla, mentre questa io l'adoro. Secondo me, chi come me non piace la classica bustina di camomilla in infuso, vuole qualcosa di più, questo è davvero fantastico e sicuramente questo è uno di quelli che ho finito, ma che ricompro anche. Finiamo ora con tre prodotti random così velocissimi perché ho finito questa matita della Zoeva. Questa matita della Kiko, si vede benissimo, direi che è proprio davvero finite finite,
E altro finito è il cover stick anti-imperfezioni dell'Essence. Super finito anche questi, che io continuo ad amare, continuo a definire e continuo a promuovere. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, mettete un like qui sotto e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Ed alla prossima! Ciao ciao!